Raga, io direi di estrarre. Vediamo un po' questa settimana che cosa ci aspetta. Dopo questa estrazione facciamo l'estrazione del budget. Incrociamo le dita e spinniamo. Per favore. Ok, più o meno va bene. Si usa Leo Messi, si usa. 3, 2, 1, please. Vai. Ok. Ci siamo. Allora, abbiamo deciso MLS budget alto. Quindi possiamo spendere fino a 900.000 crediti per fare questa MLS. Ora, tuffiamoci nella schermata della squadra e vediamo un po' che giocatori ci stanno, anche se ho parecchia paura. Io direi, senza saper né leggere né scrivere, intanto Messi ce lo piazziamo. Mo, portieri. E ovviamente, non avevo dubbi, grazie alla chat, vince Campos. Olè. Allora, fatemi vedere un po'. Ovviamente il primo è Giorgione, Chiellini. Mannaggia a me quando non l'ho evoluto, ma mi sa che mi tocca evolverlo. Ok, sondaggio finito, vince Wagner. Tra l'altro sto Wagner non so manco se si trova, cioè non so se è SBC o cosa, non credo. Ah, è Trailblazer, top. Intanto vince la Quicca, che però dobbiamo riscattare, giusto? Evander. E allora Evander sì, dai. Vince la Rapinoe intanto, dai. Vince la Smith, come a D. E vince Didier Drogba. Bello, me gusta così. Amici miei, squadra completata. Siamo pronti per venerdì. Io inizierei già da ora a pregare perché non so come possa andare. Diciamo che stavamo dicendo prima che probabilmente è meglio rispetto alla Ligue 1. C'è quel Drogba là davanti, c'è la Rapinoe col tiro a giro, c'è la Smith che corre, Messi che comunque come CC fa il suo. Centrocampo non male, difesa full italiana con Chiellini in essa, ci scende un po' la lacrimuccia. E terzini non so niente male, mi preoccupa molto il portiere, devo essere sincero. È arrivato quel momento, 20 partite da fare, siamo ancora a zero, ovviamente. L'ultima volta con quella Ligue 1 marcia abbiamo fatto 11-7, quindi andava malissimo. Vediamo se con l'MLS riusciamo a fare un po' meglio. Io direi di partire. Oppure se hai fodder ti fai The Young nuovo. Dovrebbe essere un'altra alternativa. Ma quanto corre la Smith però, eh. Bravo Leo. È su il primo gol. Dai col tiro a giro, la Rapinoe. Vaffanculo. Bravo Campos. Sì, però mi si sono fermati tutti là, i difensori. Oh. Proviamo 4-2-2-2, va. Se però vuoi saperlo. Però insomma, contro questo. Boh. C'è quel Chiellini, è sempre fuori posizione, oh, sempre. Ok, dai così. Dai Didier, vai così 4-2. Dai, dai così 4-3. Leo Messi. Cruyff in prestito poi. Guarda qua. Il kick off è incredibile. Non è fuori gioco. Ma come fa a non essere fuori gioco questo? Scusami, è... Ora piango. Vai Didier. Ok. Bravo Leo. Dai così 2-2. Fortissimo, ci mancherebbe. Vedete che significa avere Campos in porta? Allo stato il portiere lo scelgo io, cazzo. Dai Drogba.
Ci sta che li faccia. Godo al 91esimo. Stay calm. Fino ad ora è forse la più scarsa che abbiamo trovato. Meno male. Ma perché? Spero che se ne esca un po' meglio a breve. Vai Rapinò. Ok, 1-1. Bravo Leo. Ma le riserve sono pure meno affollati. Ok. Vabbè però. Mamma mia, la Rapinò che tiretto. 1 bara c'è in porta. Vai Messi. Vai così 4-3. Ma che c'è Messi? Ma che regolare. Sì, bella Messi questo. Dai che forse l'abbiamo chiusa. Cioè Michael non è più forte di un Ederson, di un Dudek, di un Magnan base. Cioè completamente inutile farsi Michael. Bravo Drogba, finalmente, dai così. Ok così, ma non ci credi manco per Harry, ce l'ha in prestito. Che comunque prima o poi lo metterò. Dai, guarda qua, che bucio di culo. Bravo Didier, 3-3. Un'altra icon tipo un Petit, una cosa simile. Dio po'. Mannaggia Sandro Kba. Spaccala. Rigore, dai. Ok, dai cazzo. Dai, rigori è finita. Guarda là dove cazzo la... Dove cazzo... Come ha fatto? Come? Guarda quanto cazzo è basso quello. Hai perso i rigori. E questo so io che parlo. 0-0. Mannaggia. E vuoi farmela aprire l'icon? Vai Messi. Ci sono dei limiti evidenti, ma noi comunque non molliamo. Zino, ma guarda, un bronzino se è alto 1,80 m è meglio tipo di questo. Non ci credo allo sto rigore. Non ho fatto neanche il contrasto. Non ho fatto. Lautaro non mi fa impazzire. Ti saprei dire. Guarda qua. Guarda qua, va. Oh, guarda che golletto Messi. Completamente inutile. Mamma mia, subisco un gol e ciaone. Ok. Tutti fermi, ciò. E vabbè, guardiamo che gol di merda esce, infatti. Cioè, mi dite voi che gol è questo? Non puoi non darmi il rigore. Ah, ok. Dai, 5-4. Diciamo che l'obiettivo è quello di subire meno gol possibile, perché poi per il resto ci siamo. Intanto il primo l'abbiamo fatto noi. Il gameplay sembra abbastanza fluido oggi. E Drogba sembra essersi svegliato. Però vai Leo, vai Leo, portaci alla vittoria, va. No, si è svegliato. Ora può quittare. Ok, grazie. Bravo Chiello. Vedete qual è il problema? Che lì di base non mi vince il contrasto fisico con Butragueño. Poi lui tira e Campos non para un tiro. Però il gol almeno lo riusciamo a fare. E vuole fare lo schema. Non ci credo. Ma non ha fatto manco il timed. Non ha fatto power shot. Non ha fatto nulla. Non è possibile. Completamente, sì.
Non so in cosa credere ormai. Se tira da qua segna, penso. Ok, vai. Vedi, 4-3. Tiè, becca del 4-4, aspetta, com'è? È così, no? Ops. Mamma mia, che bussa là in porta. Vabbè. Inizio a pensare che forse questo format sarebbe da fare nei playoff della VL, non in Weekend League. È troppo una sofferenza. Bello sto gol. E infatti gol. 2-0. A 0. Attenzione. Chiusa. Vi do il giudizio su questi giocatori ora e poi li vendiamo. Ci facciamo le ultime 10 con la squadra mia normale, dai. La settimana prossima, il mercoledì, facciamo la squadra e i playoff pure. Ha più senso. Quindi, partiamo da Campos. 170 centimetri in game, sembrano 150. Ogni tiro è gol, non ha fatto una parata, è solo veloce sulle uscite. Questo per me lo potete buttare in SBC, potete anche scartarlo. Non compratelo mai. Chiellini, vabbè, Chiellini è quello che è, lo stiamo anche evolvendo. Ma è troppo troppo lento e le stats difensive sono troppo basse per il periodo in cui ci troviamo. Invece, unico spiraglio di luce in questo team è stato Nesta. Che è veramente forte, full automatico. E le stats difensive comunque parlano chiaro, la forza c'è. Lui ha retto quando poteva la baracca da solo, senza di lui avremmo subito molti più gol. Tra l'altro lui si deve anche upgradare, però lui straconsigliato, tra l'altro costa 198.000, ci può stare. Terzini non pervenuti, che a sinistra né in fase offensiva né in fase difensiva abbiamo mai visto sto Wagner. Già sto Bayern un po' meglio, qualcosina per la velocità e per il fisico si è visto un po' di più lui però. Centrocampo, altra nota dolente, due fantasmi. Manca quello veramente difensivo, in MLS non c'è nessuno, l'unica era Buscema, era veramente troppo scarso. Lampard, vabbè, l'avevamo già provato, lui ci può stare, buoni passaggi, ottimo tiro, però accanto a Lampard ci vuole uno difensivo e questo Nagbe non lo è. La Smith per me non può più circolare, raga, era buona il primo mese di gioco. Attaccante la spostano tutti i difensori, in velocità non se ne va perché è troppo brevilinea. Finalizzazione discreta, però ormai ottimo fodder. La Rapinoe c'ha una cosa che è top. Il piede debole, due cose, il piede debole e il tiro a giro. Ha un buon controllo palla. Lei ci può stare, ma sempre in una squadra esotica. Dov'è che la volete mettere? Son base per me è meglio. Drogba, grande delusione perché avevo aspettative alte su questo giocatore, ma è un simile Haaland. Campo aperto, ok, corre, ma appena vi dovete girare avete perso già palla. Lui potete solo tirare dritto e tirare e segnare, cosa che speravo facesse più spesso. 11 partite, 17 gol, sì, ma se ne è cagati tanti altri, oppure tante volte magari è stato anticipato dai difensori perché va veramente a rilento. Messi insieme a Ness è l'unico che si è salvato, perché comunque col tecnico plus sguscia facilmente, ottimo tiro a giro, ottimo tiro anche di potenza, in realtà finalizza, ottimi passaggi, lui è il COC perfetto secondo me. E quindi questa è la recensione di tutti, non vedevo l'ora di venderli, quindi adesso li venderemo tutti sperando di non perderci troppi crediti. Beh, apriamoci questi pacchetti, va. Abbiamo recuperato dopo, però vabbè, vediamo se troviamo almeno un radioactive. Ah, madonna, e che pick è? Mi prendo Berardi perché if. Continuiamo così, secondo pick, si è buggato. Ma Musalà, chiudiamo in bellezza. 88-89, dammi un 90. Va bene. 2,88 e un 89. Non male. Vai. Dai, 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 dai. Prendo Show. Per forza con l'IF, yes. Infatti, ma Matic. Sì, Angelo, ma se... Cioè, perché hai sculato? Francia, CDC. Liga femminile? Ah no, Chouamini semplicemente. Ma chi è Lukaku? Male male. Worka da paura, Gullit, Angelo. Ti vai col 384? È radioactive. È Szoboszlai, buono.
Buono lui, oh. Come ci ha acceso, secondo me ci sta. Bella cartina lui. Back to back Radioactive. Sì. Shakiri, cazzo. Dammi doppio walkout. No, è doppio 85.